Le ragazzi, per questo. Se parlo da questo microfono mi sentite, quindi. Che palle. Aspetta, provo a fare così, guarda. Così mi sentite, ragazzi? Se parlo da questo microfono. Ma come, ma stanno iniziando? Stai iniziando, Andretto? 3, 2, ok, andiamo in game. 1, vabbè. Via. Allora parlo un attimo da questo altro microfono. Allora, Bayonetta contro Villager. A matchup che hanno disputato già ieri loro due, solamente che io non ho visto. Ah, devo fare l'update, mannaggia. Magistress. Ma porca. Oh, vieni a aiutarmi, aspetta. Vieni a aiutarmi, tu scrivi un attimo qua, io commento. Allora, Magistix è poter... il neutral air che clanca con i proiettili, vabbè. Diciamo che secondo me Villager se la può giocare bene in questo matchup, perché no, questo qua comunque Demian si allora ragazzi, siamo Bayonetta contro Aes, sapevo. Dynamir. Se parlo da così? No, ma che è Dynamirror? Ah, è Dynamirror. Io pensavo fosse una pista. Un vantaggio molto ampio da parte di Dynamirror con la sua Bayonetta. Ok. Azzurra. Bayonetta contro abitante. Che bello. Ah, non c'è il tempo. Ragazzi, dove mettete il tempo? Ragazzi! Ci si è fatto Witch Time soldato. Ragazzi, questa non vale perché non c'è il tempo. Non c'è il tempo. Ok. Va bene. Ma dove va? Il 3? Già messo il. Ora perdere pure il secondo. Comunque ragazzi. Ah, c'è anche spazio. Si è aggiunto ora. Sentite adesso quando mentre commento, ho sempre lo stesso problema. Allora, qui abbiamo in pratica, stiamo ancora giusto facendo le prove, nel frattempo stanno giocando due dei più grandi giocatori della Terrons. Abbiamo un... Bello questo... Sì. Diciamo che in que... Ma che schifo, ma dove l'ha preso? Diciamo che in questo momento Villager deve approfittare del recupero molto unsafe di Bayonetta con palla da pooling e gli altri tool. Perché soprattutto con Bayonetta se viene toccato offstage. Comunque sì, Bayonetta se viene toccato offstage, però recupera il salto, cioè recupera il up view. Sì, però. Allora. Un po' di parte. Quando vedo una Bayonetta vedo nero. Aspetta, vabbè, una... devo rassegnare il fatto che mi sente poco. Va bene, l'importante è che si sente me soprattutto. Comunque abbiamo in questo momento un 80% da parte di Ma che magie di Namire. Strama maledetto. Stramaledetto. Sì. Ammetti. E comunque esatto, che si fanno amicizia tra di loro. Abbiamo un tentativo di grab da parte di Villager, quello è il nero, immagino. Il nero è quello che vale così. Quella è la per. Perché fa il colpo in alto e poi continua a ritirare. Ah, ok. Allora, come tenterà di guardare Villager Bayonetta? No, in questo momento assolutamente rimanendo ferma sullo stage aspettando di fare Witch Time. Come ogni Bayonetta Miner che si rispetti. Allora, vediamo se Andrea. Madonna, si è evitato un pugnazzo Andrea mentre versava l'acqua. No, glielo, non so neanche come. Depp è uscito fuori. Quello è il becchino? È uscito dal neutral air. Ah, quello è il neutral air? No? Ah, non si capisce niente. Non so può. Ma tutto questo knockback del neutral air. Strama, conferma. Confermo. Confermo, Bayonetta fa schifo. Ah, vabbè, grazie. Grazie, Strama, bannata dal prossimo torneo. Ah, in questo momento Dina sta effettuando il suo rito di purificazione, di rubare le sue anime. Si vede come la faccia contenta di chi ha appena stuprato un bambino.
Allora, siamo di nuovo noi. Invece siamo noi che non siamo contenti di questa. Beh, siamo contenti. Zero. Mi usa Bayonetta quitto. Ti do la vittoria. Tanto dopo c'è Magistrix. No. Magistrix contro. Ah. Strama dice che Dina puzza. Non so quanto confermerà Dina. Conferma abbastanza, secondo me. Si vede pure Salvatore. No! Zero! Umiliato, ragazzi! Umiliato! Ma no, questo vaso. Questo è best giocato. Vabbè. Madonna, bellissimo! Mister Game Boy. Bayonetta, il master of the Zero to Death, distrutta da Game Boy. Mister Game Watch. Sta vendendo una Zero to Death per lui. Mister Game Watch il counter di Bayonetta? Sì. Wow, no, però stavo facendo recuperare una mania del bambino. Sì, soprattutto se è un poco, diciamo. No. Comunque già sta raccando i suoi belli danni, questo è l'importante, esatto. Ah sì, mi piace sto gioco, per me va bene. Dovrebbe usare un po' di questo vantaggio velocissimo che si è preso, perché sì, ha veramente approcciato ben poco. Cioè 44% per lo fa con una dubbia. Sì, mi dispiace, però abbiamo tutti e due gli occhiali. Ragazzo con gli occhiali. Ragazzi. Vabbè, io la commento così. Allora. mi sentite così? Ma ok, tanto non è che stiamo commentando. Comunque abbiamo confusione di Becker. Però ha raccato 85 danni. Sì, almeno, non si vedeva. Cioè, diciamo che aveva raggiunto subito una velocità di. Cioè, una percentuale kill molto velocemente. Quindi diciamo che ha fatto un buon trade. Quindi si è cavata bene dopo. Esatto, quindi in questo momento Bayonetta sta percentuale kill. Mister Game Watch tra un po' che anche Game Watch. Esatto. E abbiamo l'ucciso. Ma viene distrutto da uno smash. Esatto, che vediamo ora aria. Come si comporterà Dina Miller contro Game Watch. Innanzitutto vediamo come si comporterà Andrea se terrà Game Watch e quindi Dina Miller può switchare a NES. Ma soprattutto tutti e due i suoi personaggi che utilizza, sia NES sia Strama, ma che vuoi? Oh, stai zitto. Ma che vuoi? Sia NES sia Mr. Game Watch. Cioè sia NES sia Bayonetta sono molto deboli a Mr. Game Watch. NES perché c'è il recupero, cioè deboli per molto deboli a Game Watch, a 30 gli fa back through. Vabbè, è sempre quello il senso. Sì, alla fine è solamente il fatto di poter rubare l'app B. Sì, però anche Villager però può rubare anche Villager sto può farlo, sì. Però ah, rispetto a Game Watch, Villager ha più nel matchup con Bayonetta forse se la cava un po' meglio. Cioè Game Watch se la cava un po' meglio sì, rispetto a Villager. Ma soprattutto perché se entrano le fermare le sue porcate. Esatto, sì. Se entrano in combo le, diciamo, molto vicino alla Blast Zone, basta fare un app B, esatto. E può rubarsi, diciamo, lo stock che poteva perdere. Sì, in quanto la Windbox è al frame 2 e lancia Bayonetta in cielo. che bello. Ti piace sparire in pipistrelli? Ah, abbiamo un trade. È pollo, dipende. Ma è mica pollo. Sì, è una bacon. È una cosa da pollo. È una cosa da aria. Quella è la giabba fa. No, vabbè, io dico effettivamente sì, quella era la giabba, è il compressore. Bam! Up smash sul down air di Bayonetta. Vabbè, smash niente, con invincibilità. Niente da dire, Dina Miller in loser bracket. Sì. Ma che bello. Riuscirà a trovare il set di Dina Miller? Lo scopriremo con la prossima combo di Bayonetta. In questo momento sta già a percentuale kill Mr. Game Watch, mentre Bayonetta, diciamo, non mettergliela la kill, perché Game Watch ha delle hitbox abbastanza delle cioè ha delle lasting hitbox e ha lasting hitbox sì. abbastanza permanenti, quindi gli smash non sono molto buoni per batterlo. Soprattutto è molto piccolo, quindi esatto, può passare sotto. Dovrebbe tipo andare a stock, lo toglierà di back air quasi sicuramente, di qualche combo aereo. Sì, era nel frattempo si sta prendendo il suo vantaggio, sta facendo il suo gioco, Drept, quindi oh, può anche
puoi anche cercare la kill in questo momento con il rage, con uno smash, Bayonetta è molto leggera. La piattaforma stava rischiando, però ha scudato per bene i due Black Air. Sì. A 141% il Black Air è anche fresh, quindi penso che se ne volerebbe tranquillamente. Ah, doveva scudare lì, ce lo poteva fare. Ah, F-Throw, ma non va. Questa è la seconda F-Throw che fa, quindi non è più... stellando. Esatto. Quindi non è abituato. Madonna, l'F-Tilt. Non è abituato Dina ad avere una throw così debole. Up-air e distrugge. Up-air segui, cioè un side B seguito da un up-air per recuperare. Strama è molto perplesso sui nostri discorsi sul compressore. Non ha molto senso, però vabbè. Ha già recuperato, già arrivato a 40% di danni con no. Sì. Ma che tu sappia, i proiettili quando ti ne è premuto A, non quelli là con neutral B, sono assorbibili da game. No, perché sono fisici. La stessa cosa in torneo, Lucas ha provato. No, quelli erano neutral B però. Ah, no, io non credo, sono sempre fisici. Non sono contati come blast. Cosa ne pensate della meccanica di Rage? Vabbè ragazzi. Poteva andare peggio. Potevamo avere il trip. Potevamo avere Meta Knight o i Fox e gli Space Fury. Oh! Ragazzi. Distrutto! Ragazzi. Mia. Ragazzi. Witch Time e Andrept sconso. Che dire. 2 a 1. Vantaggio spreca. Adesso Andrept perderà.